commercio online, un fenomeno che solo l'anno scorso valeva in termini di fatturato circa 10 miliardi di euro e che secondo un recente rapporto di Casaleggi Associati è destinata ad aumentare anche tramite le piattaforme mobile. Ma se gli acquisti sul web crescono, la domanda però resta sempre la stessa. Quanto è sicuro fare shopping su internet? Quali i metodi di pagamento più affidabili e a prova di truffa? Secondo le ultime rilevazioni del Nucleo Speciale Frodi Telematiche della Guardia di Finanza, ogni anno quasi 1 miliardo di euro se ne va a causa di truffe informatiche. Anche se poi, alla resa dei conti, meno dell'1% delle transazioni effettuate sul web si rivela una frode. Acquistare online, dunque, è un'operazione tutto sommato sicura. Rispetto al passato, infatti, quando il trasferimento delle informazioni tra acquirente e venditore avveniva tramite sistemi non criptati, oggi le piattaforme per l'e-commerce sono protette e sicure contro ogni genere di intercettazione dei dati, grazie agli alti livelli di crittografia utilizzati. Che si dispongano pagamenti tramite bonifico, contrassegno o carta di credito, per il consumatore non ci sono forti rischi di furto dei propri dati bancari nel momento in cui la transazione viene eseguita. Tutto avviene all'interno di aree riservate a cui l'utente accede dopo apposito login, piattaforme che a loro volta utilizzano protocolli di protezione contro possibili intromissioni da parte di utenti esterni. Come per tutte le operazioni disposte online, però, anche quando si effettua un acquisto sul web, è bene comunque controllare sempre informazioni o richieste che arrivano all'utente, non rispondere a messaggi sospetti e tenere installato sul PC un buon antivirus.